Il Club UNESCO di Alberona ha scelto un tema importante, quello dei giovani e il ritorno auspicabile all'agricoltura. Come mai questa scelta? Perché il nostro territorio è vocato all'agricoltura, siamo sicuramente sia per tradizione sia per economia, cioè l'economia fondamentale della nostra terra. E siccome dobbiamo porre il problema del passaggio generazionale dagli agricoltori padri agli agricoltori figli, le problematiche sono moltissime, sia di natura sociale sia di natura sociologica, perché un padre che deve lasciare o consegnare la propria azienda a un figlio, c'è un problema di difficoltà anche psicologica, perché chi ha creato qualcosa quando poi la deve lasciare o trasmettere magari c'è un legame anche proprio fisico alla terra che ha comprato, che ha coltivato, però è necessario. E d'altra parte i giovani devono essere giovani formati, preparati, perché non è più l'agricoltura di un tempo. L'agricoltura di oggi è un'agricoltura dinamica e richiede da parte dei giovani e di coloro che devono fare gli agricoltori oggi conoscenza di leggi, anche e soprattutto sull'ambiente, perché l'agricoltore non può continuare a fare agricoltura senza porsi anche il problema della salute propria e dei propri familiari, ma anche di tutti gli altri praticamente. Sindaco, qui ad Alberona un convegno molto interessante, i giovani e l'agricoltura, un modo per guardare al futuro del territorio, ma soprattutto un modo per riscoprire le tradizioni e la cultura del territorio. Sì, assolutamente vero, siamo orgogliosi che il Club UNESCO di Alberona abbia organizzato questo ulteriore incontro su un tema molto attuale e poi su un territorio che è vocato all'agricoltura, per cui penso che oggi oggetto dell'incontro possano essere tutte le azioni che si stanno mettendo in campo anche da parte della comunità europea relativamente ai fondi del PSR in favore di chi opera nel settore dell'agricoltura. Quindi raccoglieremo certamente dei suggerimenti da tutti gli illustri relatori che saranno presenti qui ad Alberona relativamente a un settore che è vero che come tanti settori oggi è in crisi, ma attraverso questi appuntamenti si cerca ovviamente di dare delle soluzioni ai problemi soprattutto della imprenditoria agricola giovanile, e oggi siamo qui proprio per ascoltare questi interventi. Quanti sono i giovani che scelgono di tornare nel settore primario qui ad Alberona? Ma guardi, qui c'è, almeno in questo periodo, posso registrare un rinnovato interesse dei giovani verso l'agricoltura, vuoi anche per un po' la crisi che sta attraversando a livello nazionale l'economia, però proprio perché siamo in un territorio che è fondamentalmente agricolo, i giovani ci stanno ripensando su anche alla luce di queste agevolazioni economiche che provengono per l'appunto da tante strategie sia regionali che nazionali che europee. Sicuramente l'agricoltura non è di pertinenza della provincia, ma qual è il futuro delle province e qual è il futuro della provincia di Foggia? Il futuro delle province è in mano al legislatore, perciò in mano a questo governo, che deve ancora farci sapere quali saranno poi le determinazioni rispetto a questo. Ci sono due correnti di pensiero, noi ci accingiamo a votare addirittura solo il presidente in tante province d'Italia. In alcune province addirittura si vota solo il Consiglio, perciò questo caos istituzionale che si è creato da una legge sbagliata, comunque un po' pasticciata, e dal nuovo legislatore che comunque non ci ha messo mano. L'ente provincia o viene dotato di risorse che gli consentono di poter occuparsi al meglio della manutenzione scolastica dove vanno i nostri figli e della sicurezza stradale a livello di manutenzione, di guardrail e tutto ciò che serve per i 2700 km di strada che riguardano la provincia di Foggia, ma anche le altre province, o altrimenti è un ente che non ha ragione di esistere. Cioè, tenere un ente con circa 250 dipendenti, perché ne erano 650, oggi ne sono 250, e non dotarli delle risorse necessarie
per poter occuparsi degli unici due temi, degli unici due argomenti importanti che riguardano l'Italia e nel nostro caso la provincia di Foggia, e per la provincia di Foggia tutto ciò che riguarda un'area molto vasta con 2700 km di strada e molti chilometri che toccano i Monti Dauni, che sono comunque oggetto di dissesto idrogeologico e di danni che magari quando le strade sono in pianura non hanno, diciamo, la stessa manutenzione, gli stessi danni che poi ricevono. Perciò attendiamo con speranza e con fiducia che il legislatore, per ciò che l'UPI, l'Unione Provincia Italiana, ha chiesto, di dare comunque delle risposte, in un senso o in un altro. Siamo sui Monti Dauni, lo diceva lei prima, il sistema viario purtroppo è carente. Allora, ci sono delle risorse per ovviare a queste mancanze? Ma le risorse, diciamo, che sono nel corpo del bilancio della provincia sono non insufficienti, inesistenti. Cioè, immaginiamo che nel bilancio 2008 credo erano circa 1,2 milioni, cioè si è passati da circa 8-10 milioni del 2006, 2007, 2010, quando esistevano le province, a 1,2 milioni. Cioè, con 1,2 milioni non si riescono nemmeno a tappare le buche di 500 chilometri, figuriamoci 2700 chilometri. Mentre per i finanziamenti, cioè per ciò che riguarda Comunità Europea e Regione, la provincia attraverso i Monti Dauni, attraverso le aree interne e i comuni ha progettato e sono al bando i 15 milioni di euro che riguardano gli interventi sui Monti Dauni e riguarda anche il tratto che va da Alberone a Roseto, che è il tratto più importante. Chiaramente è stato fatto con un tecnostrutture, con gli uffici tecnici ridotti all'osso, perché bisogna fare i progetti per poi poterseli far finanziare. Abbiamo superato tutti questi passaggi, i bandi sono stati fatti, credo che sono chiusi tra qualche giorno e a breve sapremo chi, rispetto alle gare che riguardano i Monti Dauni, ha vinto, così da in primavera poter iniziare i lavori su tutti i Monti Dauni. Se si parla di agricoltura e si parla di lavoro, purtroppo per la provincia di Foggia si parla di caporalato. Sì, in effetti siamo attenzionati quasi ogni anno sotto questo fenomeno, anche se non è solo la provincia di Foggia. Leggevo sul giornale la scorsa settimana che anche in provincia di Bolzano c'era stato un episodio di caporalato rispetto a dei soggetti che facevano del volantinaggio per 15 ore, eccetera. Quindi il caporalato non è legato solo all'agricoltura, ma è legato un po' a tutti i settori produttivi. Quindi che significa? Dobbiamo solo capire in che modo arginare questo fenomeno e tenerlo sotto controllo, perché è un fenomeno che purtroppo è distorsivo da un lato, ma da un altro ci sono tantissime persone che in teoria hanno bisogno di un intermediario per poter accedere a dei posti di lavoro, al che va regolarizzato, va inquadrato sotto il profilo normativo. La provincia di Foggia è la seconda provincia per ettari coltivati. Come fare per dare più importanza al settore primario nella nostra provincia? Credo che la cosa principale da poter mettere in campo sia creare una rete, creare una serie di associazioni, e gli agricoltori non devono rimanere nei loro fondi ma devono organizzarsi sotto il profilo dell'associazionismo. Questo permetterebbe di creare delle culture sempre più specializzate, tecnologiche, da esportabili sui mercati europei. Quando si parla di settore primario, ovviamente si parla anche di obblighi da parte di chi poi dà il lavoro ad altri. Allora, quali sono gli obblighi di legge da questo punto di vista? Ma gli obblighi di legge anche a carico di chi esercita l'attività agricola ovviamente sono tanti, sono sostanzialmente quelli che incombono su qualsiasi tipo di datore di lavoro. La particolarità del momento è che l'evoluzione anche organizzativa ed economica del settore agricolo sta portando negli ultimi anni gli agricoltori a contatto con tutta quanta una serie di strumenti, sia per quanto riguarda la contrattazione applicabile, sia per quanto riguarda gli strumenti in senso stretto, con i quali hanno poca affinità, perché prima di ora non avevano riscontrato particolari esigenze nell'utilizzo di questi strumenti, quali per esempio l'utilizzo del contratto d'appalto, che
potrebbe essere considerato uno strumento di routine per qualsiasi altro tipo di attività imprenditoriale, mentre invece alla luce delle recenti normative in materia comunitaria può essere considerata una novità, tra virgolette, per quanto riguarda il settore agricolo. Anche l'impatto che su questo settore, data la particolarità della manodopera che viene utilizzata, della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, ha un effetto, diciamo così, particolare in questo settore. Da ultimo bisogna prestare particolare attenzione allo strumento dei voucher o CPO, contratto di prestazione occasionale, che anche in questo caso rispetto al settore agricolo presenta delle particolarità rispetto a quella che è la generalità dei settori produttivi. Proprio per i voucher c'è stata, diciamo, qualche polemica. Allora, quali sono le novità? Si possono utilizzare oggi? Allora, il voucher è sicuramente utilizzabile da parte delle imprese agricole con una serie di limitazioni, ripeto, dovute a quelle che sono le particolarità del settore, e quindi possono essere utilizzati solo ed esclusivamente nei confronti di determinati soggetti, in particolare pensionati, disoccupati, studenti con meno di 25 anni iscritti a un regolare corso scolastico o universitario, o percettori di strumenti di sostegno al reddito. Poi ovviamente ci sono tutta un'altra serie di particolarità, ripeto, dovute, specificità, ripeto, dovute sempre alla particolarità del settore, che però esamineremo con maggiore cura nel corso del convegno. Quando si parla di agricoltura si parla anche di finanziamenti, di opportunità economiche che grazie alla comunità europea arrivano al settore primario. Allora, quali sono queste opportunità? Allora sì, l'Europa e la regione e tutte le altre autonomie competenti mettono a disposizione delle risorse per vari settori, e così come gli altri settori anche in agricoltura ci sono molte opportunità derivanti dai bandi europei o regionali che siano. Fortunatamente nel nostro territorio abbiamo delle risorse come l'agricoltura, e quindi i giovani del nostro territorio possono sfruttare queste risorse provenienti dall'Europa o dalla regione o da altri organi competenti per i loro investimenti e per il loro percorso professionale. Si parla soprattutto di PSR. Che cosa si sta facendo visto che pare che siano congelate queste risorse? Sì, purtroppo su 652 domande che erano state ammesse dell'ultimo bando del PSR, il 73% risultano non dimostrabili, quindi la Regione sta analizzando queste domande, notizie delle ultime ore vorranno chiamare tutti coloro che hanno presentato queste domande, il 73%, per dimostrare la correttezza nella presentazione delle domande. Quindi non ci sono ancora risposte ufficiali da parte della Regione, anche noi le attendiamo con una certa celerità, perché i nostri clienti stanno aspettando appunto delle risposte ufficiali e definitive. Quali sono gli aspetti contabili e fiscali nel settore agricolo? Allora, di questo tratteremo appunto nel convegno dei giovani in agricoltura, tutti gli aspetti contabili e gli aspetti fiscali, i tributi più importanti, e diremo che il settore agricolo è un settore a parte rispetto a tutti gli altri in materia di IRAP, di IVA, di IRPEF, e di questo parleremo, nonché di tutte le novità che riguardano il settore, cioè il super e l'iperammortamento, la fattura elettronica e quant'altro. Proprio della fattura elettronica si stanno preoccupando i nostri giovani agricoltori. Quali sono le novità? Perché adottarla? Allora, in realtà c'è un obbligo di adozione a partire dal 1 gennaio dell'anno prossimo e non sono previste ad oggi delle proroghe. Purtroppo però non ci sono ancora tante informazioni sulla modalità di utilizzo, infatti quasi quotidianamente il direttore dell'Agenzia delle Entrate, appena entrato in funzione, stanno cercando di dare delle soluzioni, ma anche se la situazione è un po' precaria, anche loro sono in difficoltà. Purtroppo il 1 gennaio è quasi arrivato e alle porte. Allora, potrebbe dare qualche consiglio lei? In realtà quando ci sono degli obblighi di legge il commercialista, il professionista non può dare, cioè deve dare consigli, ma non può fare altro che seguire la legge, ciò che dice la legge.